E noi siamo ritornati, siamo qui all'Asinara dopo questo viaggio con questo Mare Forza 4. Qui il mare, la forza è un po' più superiore. Siamo con Pietro Marongi, l'ultima volta che ci siamo lasciati stavi chiudendo la porta per andare a dormire in una delle celle dei carcerati. Pietro, cosa è cambiato in quest'ultima settimana? Che noi siamo sempre più forti di quel mare che tu hai detto, e da qua non molliamo niente. Noi stiamo ancora aspettando che qualcuno si decida a darci notizie positive per quanto riguarda il nostro lavoro. E più passa il tempo e più c'è il rischio di fallimento. E le feste sono finite. Purtroppo nell'uovo di Pasqua non abbiamo trovato quella bella sorpresa che noi chiedevamo. Adesso chiediamo ai politici, indistintamente, di destra, di sinistra, nord, sud, tutti i punti cardinali, di muoversi, di fare quello per cui noi li abbiamo mandati. Non dimentichino che noi siamo i loro datori di lavoro e che esigiamo che lo facciano a regola d'arte. Non lo stanno facendo. Vogliamo invitarli a muoversi, a farlo molto meglio appunto di quello che stanno in questo momento facendo vedere agli italiani. Vogliamo lavorare. Mi risulta, forse sbaglio, che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Non ho mai letto comunque che sia fondata sulla cassa integrazione, sulla disoccupazione e sulla disperazione. Si sono confusi. Devono rimediare al più presto a questa faccenda. Oggi c'è una grande manifestazione, oggi c'è Saparadura. Gli artisti, alcuni degli artisti sardi hanno deciso di dare ancora più forza a una protesta importante. Noi chiediamo, ci piacerebbe che questi signori tornassero a lavorare. Pietro Marongi, l'ultima volta ci siamo lasciati che chiudeva la porta della sua cella, lo ricordate, l'avete visto in televisione da noi, è l'unico che non ha parlato della sua famiglia, ma lui ha una famiglia a cui tiene, una famiglia che deve mantenere. Pietro, un comunicato proprio ai politici, ma intanto poi ti chiedo anche, ma bastano i politici a questo punto? Comunicato per i politici. I politici, il comunicato è questo, che rivedano bene tutta la faccenda, analizzino bene quello che sta succedendo e se hanno un po' di senno in testa lo utilizzino tutti insieme. Qua non c'è problema di maggioranza o opposizione, maggioranza e opposizione devono lavorare insieme per risolvere questo problema. Credo che ce ne avvantaggeremo tutti. Per quanto riguarda la famiglia, io ho una famiglia meravigliosa che mi aiuta a rimanere qua a fare questa protesta giusta, altrimenti non sarebbe possibile. Manco io a loro e loro mancano a me, però questo è quello che bisogna fare. I politici devono anche notare una cosa, come lo stiamo facendo questa protesta? È un modo nuovo, è un modo non violento, è un modo che probabilmente a loro dà fastidio, perché non riescono a reprimere la cosa con botte da orbi come facevano prima, perché siamo venuti con i fiori e non con i bastoni. Adesso prendano esempio da noi, si mettano tutti insieme, concordi, risolvano il problema del lavoro in tutto il nostro paese. Parlo del paese, non della Sardegna o di un'altra piccola regione, qualsiasi, di tutta l'Italia. Lo facciano, se fanno questo saranno contenti anche loro, saranno entusiasti di aver fatto bene il loro lavoro. Si può fare, forza e coraggio, perché dopo aprile viene maggio. Siamo dietro le sbarre, l'abbiamo detto tante volte, siamo all'Asinara, avete visto oggi una grande giornata Saparadura qui all'Asinara. Io sono con Michele Cossu e questa intervista la facciamo da dietro le sbarre perché ci sentiamo un po', come dire, un po' delinquenti, un po', però non lo siamo, non lo siete. Noi non siamo delinquenti, noi siamo qua per
far vedere agli altri, gli altri sono delinquenti, noi siamo qua per far rimarcare questo concetto qua. Noi li vediamo dietro le sbarre come se fossero loro dietro le sbarre. Noi, sai, abbiamo fatto, la volta scorsa tu non c'eri, abbiamo fatto uno speciale dove abbiamo detto che voi siete dei delinquenti, perché siete dietro le sbarre. Naturalmente anche la mia vuole essere una provocazione, sì, chiaro, no? Allora, tu sei di Sorso, quanti anni hai? 27. Allora, sei in cassa integrazione, raccontami un po' la tua storia. Quando sei entrato in cassa integrazione, quando sei entrato a lavorare, dove lavori e soprattutto come ti ha cambiato la vita questo status? Io sono entrato a lavorare 6 anni fa, dicembre del 2003, e ero convinto di entrare nel posto più sicuro di questo mondo. Mai niente, nessuno mi avrebbe fatto cambiare questo lavoro. Io sono un perito chimico, prima di entrare qua lavoravo in un laboratorio di chimica, ho sempre voluto fare chimica nella mia vita. Mi piace ed è il mio essere. E sono entrato a lavorare qua, pensavo di essere il posto più sicuro al mondo, invece poi mi sono ritrovato tra vari problemi, sempre superati, grazie a Dio. Invece ultimamente sono trovato il problema più grosso di tutti. Mi ritrovo con il culo per terra. Tu hai una famiglia? Io no, per fortuna non ho una famiglia, però mi stavo costruendo casa, ho preso macchina, avevo, come tutti i ragazzi, cellulare ultima moda, avevo la moto, avevo tutto, là. Vola tutto come... Michele, mentre parliamo, affacciamoci proprio per vedere il mondo da dietro le sbarre. Ma, cioè, tu ti aspettavi che cosa? E poi, cioè, voglio dire, l'essere entrato in cassa integrazione, quanto ti era cambiata la vita? La vita è stata cambiata parecchio. Io stavo costruendo casa, l'ho dovuta bloccare, non avevo più niente da... non ho più niente da fare. Cioè, una volta che finisce questo lavoro, io questo so fare, non ho un mestiere tra le mani, non ho niente. Io sono un perito chimico. Io questo so fare, questo voglio fare nella vita e nient'altro. Dietro queste sbarre, tu sai, ci sono stati veramente tantissimi veri delinquenti, naturalmente. Allora, dai un messaggio al tuo datore di lavoro, diglielo, dietro queste sbarre. Digli quello che vuoi. Io in questo momento non ho un datore di lavoro, io in questo momento posso dare un messaggio al governo, all'ENI, che non chiuda lo stabilimento di Porto Torres, perché noi siamo soltanto 120 persone, ma queste 120 persone si portano dietro altre 3.000 o 4.000 persone. E questo non deve succedere, perché sono 4.000 stipendi, 4.000 padri di famiglia che vanno a casa e non danno un futuro alle proprie famiglie, e questo è triste in una società. Cioè, siamo nel 2010, non possiamo andare avanti così.